amici, bentrovati. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al mio canale YouTube. E oggi realizzeremo un simpatico strumento che non costa quasi nulla. In pratica è uno strumento che serve per testare la carica delle batterie. Allora, invece di usare strumenti a lancetta che sono costosi, indicatori digitali, ho pensato questa volta di usare i LED, perché questo integrato è un magnifico integrato che bene si adatta al pilotaggio dei LED. Allora, come si è ragionato? Qui i primi tre LED sono rossi, quindi indicano che la batteria è scarica. Ricordiamoci sempre che non deve scendere sotto il valore di 10 volt, però può succedere che magari abbiamo insistito e alla fine è arrivata qui. Poi diciamo qui è una via di mezzo, poi c'è e qui è carica, ma poi vi fornirò insieme una tabella. Quindi questo è uno strumento che quando non ci avete nulla da fare a casa ve lo realizzate, perché può sempre servire. Il principio di funzionamento, vediamolo. Avete capito già che la segnalazione è tramite LED, però questi LED bisogna farli funzionare. In questo progetto useremo dei componenti facilmente disponibili. I LED abbiamo detto che indica lo stato della batteria. Ad esempio, se 6 LED sono accesi, significa che la capacità della batteria è circa il 60%. Voglio spiegare come si fa a progettare questo indicatore del livello della batteria. È presto detto, è possibile utilizzare questo circuito integrato per controllare la batteria dell'auto. Quindi, utilizzando questo circuito, possiamo aumentare la durata delle nostre batterie, perché quando vediamo che tendono a scaricarsi, faremo sì che questo non accada. Allora, io qui voglio fare una considerazione per coloro i quali non hanno molta dimestichezza con gli integrati, per non sbagliare il verso. Dunque, questo è il contenitore. L'integrato è fatto in questo modo. Normalmente qui c'è una mezza luna. Benissimo, come si contano i piedini? I piedini qui, se trovate un pallino, impresso nel contenitore, questo è il piedino numero 1, poi 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? E gira, poi 10 fino alla fine. Non contatelo alla rovescia perché succede un macello. Quindi il conteggio con l'integrato visto da sopra, lo prendiamo in mano, guardiamo sopra, guardiamo la lunetta, che è la semiluna qui, e sulla parte destra deve esserci questo puntino. Se non c'è, è sempre dalla parte destra, guardandolo da sopra, che dobbiamo incominciare il conteggio dei piedini. Quindi questo sarà l'1, 2, 3. Quando arriva qui, continua, girerà in questo modo. Naturalmente, se lo rovesciamo sotto sopra, questo 1 passerà da quest'altra parte. Quindi è doveroso da parte mia, in pratica, ricordare queste cose per chi magari non le sa. Bene, detto questo, adesso andiamo avanti per avvicinarci a capire e finire il tutorial poi alla fine. Quindi, come abbiamo già detto, il cuore di questo indicatore, questo misuratore,
E questo integrato qui, l'EM3914, questo circuito integrato accetta una tensione analogica per la misura sui suoi ingressi, perché la tensione analogica entrerà qui da più e da meno. Qui metterete dei fili con dei coccodrilli per collegarvi alla batteria. Qui non vedete nessuna resistenza limitatrice di corrente perché naturalmente questa regolazione provvede l'integrato stesso a farla, quindi utilizzeremo 10 resistenze in meno. Quindi che cosa altro dobbiamo dire prima di passare alla taratura? Che abbiamo questo switch non fa altro che accenderli tutti. Non so, facciamo un esempio che siamo arrivati qui come misura. Allora noi abbiamo la possibilità di tenerli tutti accesi questi oppure tenere acceso solo quello interessato. Oh, quindi questa è una vostra scelta. Benissimo. Abbiamo detto che si autoalimenta e qui lo tareremo alla fine e quindi è pulito, sono pochi componenti, amici, non ci mettiamo paura a realizzare questo circuito che vi posso assicurare che è molto utile. Allora, adesso andiamo avanti. Dunque, ecco come si presenta la realizzazione avvenuta. Una basetta mille fori e questo è il trimmer che dovremmo regolare per la taratura. Questi sono i morsetti sui quali metteremo due fili e andremo poi alla batteria per fare la misura. Allora iniziamo la taratura, è semplice. Questo switch, l'ho detto, questo SW1, lo ripeto. In pratica, lui farà accendere solo il LED interessato oppure tutti quelli che sono stati interessati fino a precedentemente, nel senso che se la misura era il primo LED verde, muovendo lo switch io posso vedere solo il primo LED verde acceso, o posso vedere i rossi e i gialli e il primo LED verde acceso. Va bene, questa è una precisazione. Allora prendiamo una batteria a carica. In pratica, che dobbiamo fare? Dobbiamo collegarci alla batteria. Cominciamo a regolare RV1 e fino a quando il LED D1, questo qui, non si illuminerà. Quando si è illuminato, dentro ci sono dei partitori, questi dovranno essere per forza tarati. Possiamo commettere un errore di qualche millivolt, e quindi cioè è una cosa veramente insignificante, perché questo non è un circuito di precisione assoluta. Questo è un circuito che ci dà al volo, ci dà al volo la possibilità, se la batteria è tutta carica, sta a metà oppure è completamente scarica. Basta collegare, due fili. Il circuito è piccolissimo, usate quelle scatolette che abbiamo visto più volte che si usano in elettronica. Vi metterò in descrizione il valore delle resistenze perché ci sono solo quelle. I diodi sono dei normali diodi LED, poi i gusti sono vostri, mettete più rossi, più piccoli, fate quello che volete. Qui c'è questo interruttore, ma non è assolutamente critico, per cui le resistenze sono un quarto di watt, per cui adesso io vi faccio un elenco e ve lo metto
in descrizione. E grazie per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video.